Siamo con Giuseppe Ponsat, nella settimana di avvicinamento all'importante sfida con la Pergolettese che segnerà anche il debutto alla Città del Tricolore. Sono arrivati 3 punti domenica. E quali sono state le tue prime impressioni di queste prime partite e l'inizio del campionato di Serie D? Ma io Serie D è un campionato che ho già fatto 3 anni. Abbiamo avuto un inizio non facile, perché ancora si vede che dobbiamo migliorare e lavorare. Domenica volevamo fare 3 punti per forza, siamo riusciti a farlo senza un bellissimo gioco, ma 3 punti dovevamo portare a casa e 3 punti li abbiamo portati, quindi siamo contenti da quel punto di vista. Adesso dobbiamo lavorare. Piano piano stiamo mettendo più organizzazione in campo. Anche adesso giovedì facciamo doppio per cercare di stare più insieme, lavorare ancora di più. Piano piano vedremo dei passi in avanti anche a livello di gioco. Broso, Luque, Zamparo, Boldrini, Bardeggia, siete in tanti davanti. Come sta procedendo sia dentro che al di fuori dal campo il rapporto con i tuoi compagni di reparto? No, fuori dal campo benissimo. Tra l'altro con Brosi e con Zamparo sono 2 persone con cui ho legato già davvero tanto. Prima che arrivasse Zamparo ero spesso con Broso, adesso anche con Zamparo siamo spesso insieme. No, su quello non c'è nessun problema. Ovviamente siamo in tanti, qualcuno deve star fuori, ma lo accettiamo e cerchiamo di lavorare ogni settimana al massimo perché è l'unica strada. Domenica è una sfida importante con la Pergolettese. Quale sarà secondo te l'aspetto chiave da curare in preparazione a questa gara? Come detto prima, bisogna sicuramente migliorare e non prendere gol. Quello secondo me è una cosa importante. Bisogna saper soffrire, sapere magari stare anche 20 minuti nella nostra metà campo. Dai, migliorare da quel punto di vista e poi i gol arriveranno, sperando. Ultima cosa, che impressione ti ha fatto finora la città di Reggio e il pubblico che vi ha seguito ovunque in queste prime partite? No, l'impressione, io prima di venire qua avevo parlato già e mi hanno detto che questa è una piazza fantastica e qui la gente veramente vive di sport e te ne rendi conto quando vai in giro che comunque ti riconoscono, magari ti fanno qualche domanda, ti incitano, però la vivono. Dai, abbiamo avuto un inizio difficile, non ci hanno messo tanta pressione. Vivono di sport, ma lo vivono bene, quindi perfetto.